Buonasera amici telespettatori, eccoci qua col nostro programma di Serie C, a tutta C, rotocalco dedicato alla Serie C, Girone A. Parliamo, focus ovviamente sempre sull'Atalanta Albino F, ma questa sera abbiamo una retta stampa della formazione Gianna Gorgonzola, l'abbiamo già conosciuta, Federica Sala, una che di calcio ne mastica già parecchio tanto, ma non solo del pallone rotondo del calcio, ma anche di palla spicchi, perché anche retta stampa del Robica Basket, se non sbaglio. Ezio, innanzitutto ciao. Ciao, buonasera. Che conduci con me la trasmissione. Allora andiamo subito a salutare in collegamento Zoom anche Federica Sala. Ciao Federica, ci hai sentito? Ciao Arnaldo, sì, sento tutto. Non solo calcio ho detto, ma anche basket praticamente. Ecco, posso fare uscire un attimino uno Robica che non sta andando nelle ultime tre giornate, insomma, non molto bene, no? Sì, effettivamente si sta pagando un po' la giovanissima età, era la partenza forse che era anomala, non quello che sta succedendo adesso. Calcolate che è una squadra under 19 con un unico giocatore, fra virgolette, senior, che è un 2003, quindi il senior è semplicemente perché è uscito alla 19 l'anno scorso e basta. Sono molto giovani, sono partiti con grande entusiasmo, questo gli ha dato una mano all'inizio. Adesso poi le squadre si studiano e quindi anche l'entusiasmo e i punti di forza vengono messi sotto dalle squadre avversarie, che sanno come affrontarti, che ti mettono più in difficoltà, devono semplicemente trovare continuità alle loro prestazioni e, come diceva l'allenatore domenica, mettere la testa in campo anche in allenamento, perché un giovane si diverte a giocare, poi quando gli si chiede di impegnarsi magari su qualche cosa che non è così divertente come la partita, un po' si perde, ma è lì che poi si vedono i limiti e poi in partita, se tu non hai lavorato in un certo modo durante la settimana. Ecco, noi siamo usciti un po' dal tema perché tu, ovviamente, terzo tempo, Ezio, segui tutti gli sport. Io, giovedì, il basket, Serie A2, Serie B, interregionale di basket, lo seguo sempre volentieri. Grazie anche agli addetti stampa, alle persone che girano in questa società, che ci danno tantissimo materiale per poter sempre far vedere al pubblico. Torniamo al calcio giocato, andiamo a vederci subito i risultati. Un commento di Ezio, un commento anche della Federica sui risultati del fine settimana che ha alternato per le due bergamasche. Momento che va d'oro per la Gianna Erminio, bene l'Albino F, male, e dopo ne entreremo più nel merito insieme a Ezio perché ha seguito la partita, male se vogliamo così chiamarla sul piano del risultato, l'Atalanta col Mantova per uno scontro diretto. Ezio, primo commento veloce, poi andiamo alla Federica. Sì, allora la Gianna sorprende, no? Poi ce lo spiegherà Federica. Il Mantova visto a Caravaggio mi ha impressionato più del Padova. Il Padova però continua a non perdere, ha pareggiato ma non perde e quindi è sempre lì. Adesso mi sembra che Mantova e Padova stiano un po' segnando la testa di questo Bene, la Triestina è una partita a meno, però ricordiamo che se vincesse a Caravaggio... La Triestina ha vinto questi quattro, ne ha dati quattro all'Arzignano e adesso gli aspettiamo il 5 che sarà a Caravaggio per il recupero con l'Atalanta e anche questo sarà un bel banco di prova. In fondo Fiorenzuola e Novara, Fiorenzuola ha perso e Novara ha pareggiato, sono 10 punti e l'Alessandria che ha cambiato... Di nuovo l'allenatore, dopo tre mesi siamo al terzo, adesso è arrivato Pirozzi, che è l'ex sindaco di Amatrice ai tempi del... Era sindaco ai tempi... Serie D allora, Sì, esatto. E quindi l'Alessandria è un po' la squadra che tutte le settimane propone sempre una novità particolare. Federica, abbiamo detto, allora, questi sono un po'... Prima il giro dei risultati e poi ti chiedo una cosa sulla crescita del Gianna, perché questa squadra, l'avevo vista anche con la Bino, è una squadra che gioca bene a calcio, gioca in velocità, la crescita può essere continua. Ma prima un commento sulla giornata dei risultati, cosa ti ha sorpreso di più e cosa ti ha sorpreso magari di meno? Ma sono d'accordo con quello che diceva Ezio, il Mantova non è una sorpresa, tra quelle che abbiamo incontrato, noi non abbiamo ancora incontrato la Triestina. È sicuramente la squadra che gioca meglio, è quella che propone anche il calcio più divertente. Noi col Padova abbiamo perso due gare in quattro giorni perché li abbiamo trovati in campionato e poi li abbiamo rincontrati subito in Coppa il martedì successivo. Non è una squadra che mi ha fatto... È caduto il collegamento con la Federica, adesso poi lo riprendiamo. Sì, il Padova che poi anomalo
domenica e martedì in Coppa col Giana e adesso mercoledì invece è sabato e mercoledì domenica, se non sbaglio, con Lumezzane sempre in Coppa il Padova. Prima ci sarà Padova-Lumezzane di Coppa praticamente domani e poi ci sarà un campionato Padova-Lumezzane per il fine settimana. Allora andiamo un attimino così a anticipare qualcosa su questa Atalanta. Ha detto il Mantova, la squadra che gioca meglio. Ecco, allora, la differenza immediata, cioè dalla percezione che ho avuto io, è che il Mantova è stata più squadra. Cioè l'Atalanta ha tanti buonissimi giocatori, tutti di qualità, ma sembra ancora una squadra in fase di assemblaggio. Forse sarà la rosa lunga, non c'è la continuità per tanti giocatori per creare quell'affiatamento per diventare squadra, non lo so, però questa differenza io l'ho notata, cioè la percezione, perché dal punto di vista del risultato l'Atalanta ha avuto anche le sue buone occasioni, un po' sprecate, un po' non andate a buon fine, però le ha avute. Invece il Mantova, anche nelle parole di Possanzini, che dopo la partita è venuto a dire in sala stampa, che l'Atalanta è una squadra che ti porta sempre al limite, cioè ti fa giocare sempre questo uno contro uno, tutti i duelli a tutto campo, che ha snaturato anche il loro modo di giocare. Tanto è vero che lui diceva, di solito le squadre ci aspettano, questi sono venuti a prenderci. E impressione il fatto che sono così giovani, diceva Possanzini, ma sono tutti molto bravi. Quindi loro erano contenti non solo dei tre punti, ma anche per come loro hanno ottenuto questa vittoria contro una squadra detta forte come l'Atalanta, e loro si sono misurati con un modo diverso di fare calcio rispetto a quelli che durante la settimana fanno. Allora può essere, dopo nel calcio si può dire un po' di tutto, magari la controprova ci può essere o meno, può essere anche il fatto che l'Atalanta, allora, il fatto di giocare serena, di dover giocare spettacolo, che non conta tanto il risultato, la classifica, ti porta magari a fare delle belle prestazioni, però può essere anche un limite questo. Magari una squadra dice a me di non avere un obiettivo da raggiungere, però alla fine della fiera mi interessa portare a casa i tre punti. A me sei al primo anno, la primissima esperienza di categoria, e no, l'Atalanta con questa seconda squadra è la prima volta che si misura. Evidentemente gli obiettivi che si sono posti sono quelli, facciamo crescere i ragazzi, però far crescere i ragazzi e avere una squadra è diverso, cioè non può essere solo un contenitore da dove poi tu peschi, no? Come può essere per Bonfanti, che ha fatto l'esordio domenica contro il Napoli, sabato contro il Napoli. Ma, ci sono, mi sentite? Okay. Perfetto. Perfetto, allora andiamo a continuare. Adesso da cosa ripartiamo? No, ripartiamo, stavamo commentando un po' la giornata, la classifica. Te rifaccio io dalla giornata? Sì. Vai. Vai. Ok. Ditemi voi quando volete. Vai Federica, vai tranquilla. Diciamo che sono d'accordo sostanzialmente con Ezio per quel che riguarda la capolista, la sua inseguitrice. Il Mantova è secondo me la squadra che gioca meglio, che propone anche il calcio più divertente. Il Padova l'abbiamo incontrato due volte in 4 giorni, 5 giorni fra campionato e Coppa Italia. Abbiamo perso 3-1, ma gare abbastanza singolari con episodi, rigori e quant'altro. Quantomeno discutibile, è comunque una squadra che non ci ha messo sotto. Poi noi la partita l'abbiamo persa, loro sono stati più bravi a segnare le occasioni che hanno avuto, ma non mi ha dato l'impressione di una squadra particolarmente così fuori dai ranghi come il Mantova. Il Mantova invece mi aveva veramente impressionato, e nonostante noi abbiamo perso poi negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo preso 2 gol negli ultimi 20 minuti, fino a quel punto eravamo riusciti a limitarli, ma era stata una faticaccia. Non abbiamo ancora incontrato la Triestina, andremo a Trieste prima della fine del giro d'andata, e quindi non so minimamente che tipo di squadra sia. Abbiamo di recente incontrato l'Alessandria, che ha fatto una gran partita contro di noi. Abbiamo pareggiato, ma non è stata, cioè scusate, abbiamo vinto, ma non è stata assolutamente una gara semplice. Il problema di Alessandria sarà capire da un punto di vista societario poi come si sistemeranno le cose, perché mi sembra che ci sia già
un bel caos e hanno anche in ballo uno o due punti di penalizzazione, poi bisognerà capire per il discorso degli stipendi non pagati, quindi bisognerà poi vedere come andranno a finire le cose. Però ecco, c'è un po' troppo Piemonte lì in fondo rispetto a quello che si pensava all'inizio, perché anche il Novara, che si sapeva partiva con non grandissime prospettive, ma comunque per fare un campionato per salvarsi sta facendo molta fatica. E sulla Giana invece dicevamo Sulla continua, Giana invece dicevamo continua, questa continua crescita questa continua della crescita formazione della Giana, insomma, dici te. insomma, dici te. diciamo che la Giana è una sorpresa per chi non l'ha mai vista, perché credo che a parte la prima mezz'ora col Vicenza, che abbiamo preso una bambola abbastanza significativa, e quegli ultimi 20 minuti con il Mantova se l'è sempre giocata con tutte. Poi dalla sua tanta inesperienza, perché ricordiamo che sono veramente pochi i giocatori che hanno fatto questa categoria in rosa, sono tutti debuttanti, e quindi c'era bisogno anche che prendessero dimestichezza un po' con la categoria e soprattutto riuscissero a capire che la concretezza in questa categoria è importante. È inutile creare 20 palle gol se poi non ne segni neanche una, a volte ne basta una, ed è quella che conta. E quindi una volta sistemata queste cose, credo che la vittoria con la Virtus Vekomp abbia dato un po' di sicurezza, forse perché sta molto larga, forse perché incontravamo una squadra che arrivava in un ottimo momento, ed è anche questa una squadra che gioca molto bene, e quindi questa cosa forse ha rinfrancato. Poi abbiamo incontrato, vabbè, Alessandria e Fiorenzuola domenica, adesso avremo la prova del Trento domenica sera, perché anche qua arriva una squadra che ha sempre messo in difficoltà soprattutto chi gioca un certo tipo di calcio, e la Giana non gioca a difendersi sicuramente. Ecco, Federica, la classifica, perché poi andiamo a vedere questa classifica. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa, all'inizio del campionato, poche giornate di campionato, mentre adesso le giornate di campionato sono tante, siamo quasi ormai alla metà del campionato. È vera secondo te questa classifica? Si capisce qualcosa da questa classifica o dobbiamo aspettarci ancora degli scosconi, delle squadre che sono in fondo che le troveremo più avanti o delle squadre là davanti che poi le troveremo in fondo? Cominciano a delinearsi le posizioni, secondo me, i valori, no? Sì, secondo me è abbastanza veritiera. Non manca nessuno all'appello in alto, e comunque è vero che il Mantova sta cercando di andarsene con il Padova, ma la Triestina è lì, il Vicenza è lì, e quindi non vedo grandi altri nomi che erano partiti per fare un campionato di vertice. È comunque una classifica abbastanza compatta, nel senso che noi è vero che siamo noni, ma la sestultima, che se non sbaglio la Pro Sesto, è a 4 punti, loro a 15, noi a 19, per cui non è che ci sia, soprattutto verso il basso, abbastanza schiacciata. E Ecco, quindi secondo me è anche al quarto posto, e poi è 4-5 punti le Pro Vercelli, a parte le prime tre, dopo le altre sono tutte lì chiuse in quella zona dei 4-5 punti. riuscire poi a prendersi un posto fuori dai playout, per quello che ci riguarda, piuttosto che nei playoff, è una cosa che verrà un attimo con la continuità dei risultati, bisognerà vedere. C'è, cioè, anche l'Albino F sembrava Esatto. un mese e mezzo fa in grandissima difficoltà, e invece ha inanellato una serie di risultati, adesso si è tolta da quella zona. Dovremmo aspettarci tanto un po' le partite tipo del Trento che lo vediamo al quarto posto, poi cade con l'Albino Leffe e anche sul piano della Ma queste prestazione. tutte le settimane vediamo che c'è sempre una sorpresa da La questo Virtus punto di vista, no? Verona Ma che poi cade con l'Albino è Leffe. sintomatico di questo campionato. Cioè, o tu fai, come si diceva prima, un filotto di risultati, allora ti puoi permettere anche di perdere, ma qui se stai, come dire, un paio di partite sotto, l'Albino Leffe in un attimo si era tirata su o poi era riprecipitata sull'orlo del baratro, quindi si viaggia sempre sul filo di lana. Le quattro squadre che non alternano risultati, o meglio, le alternano meno delle altre, sono le quattro squadre in cima, perché ci metto anche lo Pro Vercelli, perché Pro Vercelli è partita non bene in questo torneo, dunque sta facendo risultati importanti dalla quarta giornata in poi, dunque la metto quasi a livello di Mantova, Padova e Triestina, se togliamo l'inizio, certo è un campionato completo. La forza delle prime tre squadre, forse anche con i valori più alti, è che danno continuità a questi risultati. Insomma, difficile vedere che il Mantova, vabbè, è capitato col Trento, ma ne perde due, poi ne vince due. Insomma, è per quello che forse sono lancima. Forse sono la Cina.
Sì, sicuramente, quello che manca per esempio al Vicenza, che gli è mancato anche l'anno scorso, bisogna essere costanti in questo campionato perché comunque non trovi la squadra cuscinetto e dove puoi pensare di andare a giocartela e vincerla facile, perché non ti regala niente nessuno e quindi bisogna essere in grado di far girare le partite nel modo giusto, portando a casa i punti che ti servono. Starà secondo me anche quando il Mantova se n'è andato via, che era diversi punti avanti, non ho mai pensato che potesse essere una fuga definitiva. Poi è vero, chi gira in testa il girone d'andata e si laurea campione d'inverno, di solito le statistiche dicono, è quella che poi porta a casa il risultato finale. Però non sarà un risultato così scontato, non ci vedo una squadra che possa andarsene via e arrivare con grande distacco fino alla fine. Penso che sarà un campionato molto combattuto, sia per la vittoria finale che per evitare la zona playout, perché abbiamo visto che comunque è un attimo scendere e salire in quel pezzo di classifica. Anche se sottolineerei che adesso aspettiamo la Triestina, se la Triestina vince va a 33 con il Padova, però se tu guardi la Pro Vercelli è già a 25, sono già 10 punti di differenza, quindi mi sembra che il solco lì comincia a delinearsi in maniera netta. Cioè, è difficile anche recuperare 10 punti in questo Però campionato. sono in tre sopra a darsi Sì, fastidio. certo, Per questo sì, questo cui io certo, questo sì. Sì, quelle tre lì, ricordo e quelle tre campionati lì, quelle. persi in modo più eclatante. Cioè io ricordo l'Alessandria che perse la testa della classifica dopo aver perso con noi ad Alessandria un campionato che aveva non in tasca di più, cioè poteva solo perderlo lei, infatti l'ha perso. Ultima battuta prima di salutarci, siamo arrivati solo alla pubblicità. È difficile chiedere addetti stampa, magari di altre formazioni, però la Federica Sala anche Bergamo. Io prima ho chiesto a Ezio, magari. Il limite dell'Atalanta Under 23, parliamo di questa squadra giovane che cresce, che fa belle cose, eccetera, eccetera, è il fatto che allora, può essere un bene non essere obbligata a fare risultati e a guardare la classifica, ma anche un limite che tante volte non dovendola guardare, giochi bene, fai una gran partita, poi cadi, come è successo col Mantova, perché gli altri sono stati più esperti. Non lo so, penso che comunque per loro è una vetrina. Quindi se fai bene, magari ti notano, e visto che comunque l'Atalanta è vero che è anche una squadra che lancia i giovani, ma non li può lanciare tutti. Per cui o tu trovi un'altra via per uscire, o se no finisci col magari rimanere un po' impaludato nelle categorie inferiori. Quindi secondo me è un ragazzo che dovrebbe guardare a quello, certo, abbiamo a che fare con dei ragazzi molto giovani e quindi non gli si può chiedere a mio avviso una costanza di rendimento. O hai la testa in mente, perché è abbastanza scontato il paragone adesso di Jannik Sinner, che nonostante abbia 20 anni è come se ne avesse 45, quindi ha ben preciso il suo obiettivo e ha costruito la sua carriera sulla serietà di questa scelta, oppure ci sta che fai una partita bene, una male, una benissimo, una malissimo, e quando avrai la maturità per capire come gestirti, arriverai a dare continuità e allora a quel punto uscirai anche. Io ti ringrazio, noi ti ringraziamo, ovviamente ti lasciamo andare perché vi ho visto lì Ciao. sulla macchina pronta a partire per i suoi impegni. Grazie Federica, ci risentiamo più avanti sempre col nostro campionato di Serie C. In bocca al lupo ovviamente alla Gianna Erminio. Ok, Ciao. va bene, grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Ci fermiamo per la pubblicità ricordando che sposo le sue parole, le ultime, non tutti andranno in prima squadra, anzi di questa Under Certo. 23 forse uno all'anno potrà andare e tutti hanno una vetrina che potrebbe andare in Serie B o giocare e fare la sua carriera da professionista che chiamiamola poco se vogliamo. Pubblicità. Ed eccoci tornati in diretta con la nostra Serie C, entriamo noi nel merito adesso di Ezio su questa fine settimana, andiamo a parlare di Atalanta, stavamo, abbiamo già accennato mentre ricollegavamo la Federica con noi su questa Atalanta perché l'hai seguita dal vivo, hai sentito le dichiarazioni dei due mister, noi sentiremo dopo un paio di minuti di quelle modesto che hai raccolto, Possanzini coi tempi non riusciamo a raccogliere, però ci dici Che te, abbiamo insomma, già un po' io ho visto anticipato, qualcosa negli highlights, ho visto comunque il palo di palestra, occasioni dell'Atalanta, no? No, Mantova è stato occasioni. più cinico se Le vogliamo. occasioni ci sono state, anche il gioco è sempre il solito e mi ripeto, la differenza io non l'ho trovata sul discorso del gioco, cioè le due squadre, come dice Possanzini, il risultato poteva finire
in qualsiasi modo, perché con quel modo che ha di giocare l'Atalanta ti porta o a incassare o a farlo, perché poi sfruttando le praterie che trovi, se riesci a saltare, diciamo, la linea del centrocampo dell'Atalanta, poi tu sai che dietro sono sempre uno contro uno, e se uno riesce ad imbucarsi, e lì diventa facile fare gol. Ma viceversa, l'Atalanta ha anche una sua qualità davanti notevole, e quindi le situazioni, anche se io non ho visto il solito Palestra, perché là davanti il Mantova, Mensah e l'altro, adesso non mi ricordo il nome, i due attaccanti erano da tenere d'occhio, perché veloci, tra l'altro Mensah è stato curato da Varnier, che ha dovuto fare gli straordinari, perché questo Mensah già è uno forte, secondo me la Serie C è forte, un attaccante potrebbe forte. Tranquillamente giocare in una categoria superiore in Serie B sicuramente. Quindi si è vista una bella partita, ricca anche di agonismo, eccetera. Il campo, io ripeto, lì a Caravaggio, se in pianura, col freddo, non tiene il fondo, poi ci gioca suo anche la squadra del Caravaggio, che è in Serie D. Quindi ho visto che hanno già rizzollato le parti della porta. Il campo non ha aiutato per le giocate tecniche che solito fare quelli dell'Atalanta. Ma alla fine io dico il Mantova ha meritato, perché è più squadra. Più esperta, più furbizia. Vediamoci il servizio, dai, velocemente, poi ho una domanda ancora su questa Atalanta, sulla formazione dell'Atalanta. Ma prima vediamo il servizio fra Atalanta e Mantova, cosa è successo. Nella 15ª giornata del campionato di Serie C, nel girone A, Caravaggio arriva il Mantova capolista. È una partita che poteva dimostrare il salto di qualità della formazione bergamasca, per capire se può credere addirittura alle zone privilegiate di questa classifica. È arrivato il Mantova, molto cinica e molto esperta. La squadra vince per 2-0, la squadra allenata da Possanzini. È stata una partita ben giocata dalle due formazioni, e questo dimostra ancora che probabilmente i giovani dell'Atalanta, grande bel gioco, e ovviamente saranno forti in questo campionato, ma probabilmente per le prime due o tre posizioni ci vuole ben altro, ci vuole soprattutto anche l'esperienza. E allora senza problemi si accetta questa prima sconfitta a Caravaggio. Del resto, quando la formazione avversaria si dimostra più forte e più astuta di te, ovviamente bisogna battere le mani, a questa volta la formazione del Mantova. Dopo l'intervento nei primi minuti di Wismara, risponde subito l'Atalanta con Di Serio, che entra in area di rigore, prova ad arrivare a Festa, ma la sua conclusione termina fuori dalla porta di poco. Va in vantaggio invece il Mantova al 32esimo con il tiro di Trimboli. E se vogliamo, una ripresa si mette un po' anche la sfortuna per i nerazzurri, che la prima creano pericoli con Del Lungo, poi centrano il palo con Palestra, ma soprattutto trovano il gol anche del pareggio con Varnier, che lascia molti dubbi il fatto che l'arbitro abbia annullato, e Varnier va colpito di testa senza fare fallo. Comunque la terna decide per annullare il gol. E così si arriva a 8 minuti alla fine, con la tanta protesa in avanti, cambi portati da Modesto per cercare di raddrizzare la partita non hanno dato frutti, e il Mantova, come detto, esperto con Monachello, riesce a siglare il gol del 2-0, se vogliamo anche un gol dell'ex, perché Monachello non ha mai vestito la maglia Under 23, ma ha vestito la maglia dell'Atalanta Senior. E andiamo a vedere i tabellini, con l'Atalanta che si è schierata negli unici titolari: Wismara, Palestra, Del Lungo, Jabois, Capone, Varnier, Ghislandi, Di Serio, Ceresoli, Awa e Malamo. Sono entrati dalla panchina Italeng, Cortinovis, Falleni, De Nipoti e Cissé. Ecco, mentre sentivamo l'ultimo di Moicani, una musichina sotto, io mi diverto anche a trovare queste musichine particolari. Io ti chiedo, allora, abbiamo capito che adesso sono due o tre partite che ormai Modesto ha fatto questa scelta. La punta davanti è Di Serio, sì. Italeng e Cissé vanno in panchina e si gioca con i due o tre trequartisti. Magari Capone un attimino più avanti e Malamo. Esatto. Insomma che... E tu vedi che però questa situazione ti permette gli inserimenti anche da dietro. Del Lungo ha fatto una bellissima percussione, che poi creano anche questo disagio, mettono in difficoltà le difese perché non hanno i punti di riferimento. Lo stesso Palestra, Ghislandi, Ceresoli, tutta gente che poi si butta dentro. Il centrocampo adesso, visto che punta su Jabois e Awa, che sono due, Jabois è molto forte fisicamente,
E in difesa deve scegliere se gioca Varnier, non può giocare Masi, ma sono tutte e due di livello. Varnier ha un fisico impressionante. Poi sul gol Varnier era riuscito anche a fare gol di testa ed è stato fischiato il fallo che all'inizio non si era capito se era fallo di Varnier sul portiere, ma poi vedendo bene le immagini il fallo l'ha fatto il compagno di squadra. Peccato perché lì ci poteva stare bene, sarebbe stato probabilmente anche un'altra partita. Un altro finale partita. Andiamo, dai, così ci vediamo anche le immagini, ci vediamo questo gol che lo chiama in causa anche un po' Modesto. Sentiamo Modesto e vediamoci un po' di immagini. No, io penso che la squadra ha fatto una partita veramente buona. È normale che affrontare una squadra che tutti attendono, no? Quindi ci giocano contro. Noi invece abbiamo deciso di andare a prendere uno contro uno, abbiamo messo in difficoltà, loro non hanno avuto mai palleggio, giocavano sempre sta palla lunga su Mensah, dove Varnier secondo me ha fatto una grande partita sul duello. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni a testa dove si poteva aprire la partita in queste due situazioni. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene, siamo partiti benissimo, abbiamo avuto delle occasioni ripetute con calci piazzati ripetuti per 20 minuti. Poi peccato perché su un calcio piazzato l'inerzia della partita era in mano, però dobbiamo essere contenti perché i ragazzi stanno crescendo, abbiamo qualcuno che è ancora indietro di condizioni, però solo giocando può crescere. Quanto va, se gli lasci il pallone del gioco ti palleggia perché sono molto bravi, hanno un'identità ben precisa, l'allenatore prepara benissimo le partite, quindi noi invece abbiamo il nostro credo e lo portiamo avanti. I ragazzi secondo me nei duelli siamo stati loro cinici, noi no. Sul gol annullato, quella è tutta esperienza, quello che magari ai nostri ragazzi gli manca in tanti casi, perché quando un giocatore di esperienza si mette davanti a un giocatore e poi casca e urlo, tante volte ti chiamano fallo. È normale che adesso dobbiamo mettere sempre un mattoncino in più nel migliorare delle situazioni, di cercare di portare a livello tanti giocatori che abbiamo, tipo De Nipoti, quanti no, visti che sono stati fuori a lungo. Questo insomma Modesto, abbiamo visto un po' di occasioni, tante le ha avute, perché il palo schiena fuori. Di serio si è mangiato un bel gol. Di serio inizio si è mangiato un gol, poi due gran parate al portiere Manto. Il palo di Palestra che sbatte sulla schiena e poi va fuori, a volte entrano, no, questi... Due conclusioni ravvicinate, parate molto bene al portiere Manto, ma dunque no, sul piano del gioco... No, dal punto di vista delle occasioni, però se tu guardi gli highlights dici sfortunata, no? Se tu guardi il complesso della partita, esatto, hai quella sensazione che... Voi chi l'ha vista la partita, voi dal campo, ancora meglio della televisione, chi l'ha vista tutta, poi ci fa un complesso, dici... Sì, il Mantova... ti dà proprio la sensazione anche del peso, no, dell'avversario. Vedremo il Padova, perché dovremo vederlo a Bergamo, vedremo la Triestina, allora tu li vedrai e dopo alla fine tireremo somme, se come ha detto la Federica che l'ha già vista tutta, dice il Mantova ha qualcosa in più, però il Padova non ha mai perso. Mantova ha perso qualcosa in più, però il Padova magari ha vinto di meno del Mantova, ecco, bisogna poi capirle, le vedremo, però sarà una di quelle tre lì che usciranno. E poi vediamo, adesso il campionato è ancora bello lungo, però vedi che tra Mantova e Provercelli 10 punti cominciano a essere tanti. Quelle tre lì staccano, Provercelli sta lì salendo la grande, speriamo che non risalga. Atalanta è lì a 23 punti e può stare tranquilla. Ecco, poi speriamo che la Provercelli si fermi a 25, perché giocherà la prossima domenica qui allo stadio di Zanica alle 18.30 contro Albino Leffe. Apriamo la pagina Albino Leffe, allora vediamoci subito il servizio su questa partita Albino Leffe che ha vinto a Trento. Insomma, difficile decifrare questa formazione. Esatto. Andiamo a vederci come ha vinto Trento. L'Albino Leffe, dopo due sconfitte consecutive, era chiamata alla trasferta difficile al Bergamasco di Trento proprio contro la formazione locale. Formazione locale che stava al quinto posto in classifica con i suoi 22 punti. Ma la squadra seriana quest'anno è difficile da decifrare, perché è una formazione che trova momenti positivi, come è stato per 5 giornate consecutive anche senza subire gol, poi passa le sconfitte anche contro formazioni di bassa classifica e poi invece trova vittorie contro squadre importanti. E così è stato anche a Trento, perché non solo è arrivata la vittoria per 2-1, ma è arrivata la grande prestazione, perché la squadra ha dominato e quasi quasi, se vogliamo, il 2-1 sta stretto alla formazione di Lopez.
Tante assenze per la formazione di Lopez, ma siamo stati carichi e concentrati, dice il mister, per fare la nostra partita, e come è stato praticamente sin dall'inizio del campionato, dunque non si lamenta molto sulle molte assenze. E c'è da segnalare il debutto molto positivo da titolare nella formazione del giovane Agostinelli, altro prodotto del settore giovanile della B1F. Il primo tempo proprio è la squadra seriana che sta meglio in campo, prende in mano il gioco, detta le condizioni della partita, il Trento fa fatica praticamente a affacciarsi verso la porta di Marietta, e al 37esimo arriva proprio il gol della B1F con Capitan Borghini, il più lesto di tutti, raccoglie, arriva a dire in rete di testa, e il pallone è respinto dalla traversa colpita da Zanini. E per dare il colpo del KO arriva subito all'inizio di ripresa, spunto di Munari sulla fascia sinistra del campo, palla al centro, Zomà prova a controllarla ma la sfera resta lì, e Muzio con le mancino trova il pertugio vincente che vale il suo primo gol in Serie C. La partita gira via tutto sommato in controllo per la formazione seriana, però una palla in area al 76esimo, cioè un quarto d'ora alla fine, trova Petrovic, l'attaccante, il forte attaccante della formazione del Trento, che stoppa la palla, si gira, una grande bella girata, accorcia le distanze. La squadra seriana sale a quota 19 punti in classifica e si porta ancora in una posizione centrale. Il prossimo impegno sarà domenica 3 dicembre alle ore 18.30 allo Stadium, che arriva la forte Provercelli. Ed eccoci qua, allora, difficile decifrare questo B1F. Sì. Allora, noi abbiamo visto che ogni volta che l'B1F affronta, virgolette, sulla carta, diciamo, una situazione facile, perde. Ogni volta che l'asta, diciamo, l'asticella è alta perché l'avversario è sulla carta forte, vince. Adesso qui in questa formazione 7 under, diceva Lopez, l'esordio di Agostinelli che viene dalla primavera, che ha fatto anche gol. Muzio ha fatto gol. Muzio. Agostinelli ha debuttato la prima volta. Ok, e sei andato a vincere a Trento, che aveva vinto la volta precedente a Mantova per 1-0, aveva 22 punti classifica, squadra di Tedino, ha valori importanti come l'attaccante Pecco Civanti. E non è la prima volta che vince fuori casa, sembra quasi che abbia un suo modello da esporto, è più facile che rispetto a quando gioca in casa. Certo, adesso arrivano le partite, quella con lo Provercelli è un bel test, perché la squadra è come il Trento quando l'hai affrontato, cioè ha qualcosa in più di te, è una di quelle squadre che probabilmente non verrà a chiudersi tanto il Provercelli qua allo stadio, però se riesci a farla ti fa fare il salto in classifica. La B1F è lì. Adesso fare... lì sei a 4 punti dai play-out e mi pare a 2 punti dai play-off, quindi sei in una situazione in cui adesso, se tu riesci a inanellare ancora una striscia, ma no, per dire, se tu butti lì anche 6-7 risultati tra vittorie e pareggi, di sicuro alla fine, quando giri a ritorno, ti trovi in una buona posizione. Nella zona Virtus Verona, Atalanta è quella zona lì, perché vediamo che sono quei 4-5 punti differenti. Certo, torniamo a segnalare, non bisogna nascondersi, si sta giocando con tanti under, devono rientrare prepotentemente e sperare che tornino in forma giorno le punte davanti, perché certo gli under vanno bene a sopportarti ogni tanto, ma fare tutto il campionato può essere difficile. Comunque complimenti in questo momento alla squadra. C'è una piccola battuta da fare su Dumbia, che pare essere al centro dell'interesse della Triestina. Per quello che lì non so, un mezzo infortunio vero o falso. Non lo so, però mi ha fatto riflettere questa cosa, perché non era, non era informazione, ma non era neanche, secondo me, infortunato. Esatto, quegli infortuni un po' leggeri che... Sentiamo Lopez e vediamoci anche qualcosa delle immagini, vediamoci i gol della B1F, no, vinciamo, finalmente tutto sereno, ma sentiamo anche il mister. Stiamo giocando un buon calcio, oggi siamo stati premiati per le occasioni create, l'altra settimana non siamo stati premiati, ma abbiamo fatto lo stesso tipologia di partita, siamo stati un po' più sfortunati, anzi diciamo che ci siamo fatti il gol da solo, però oggi devo dire che abbiamo vinto con merito, addirittura 5 secondi prima di prendere il gol 1 abbiamo sfiorato il 3-0, abbiamo vinto, abbiamo meritato di vincere, siamo venuti qui con una squadra senza 7 elementi. Abbiamo fatto esordire un ragazzo che viene dal settore giovanile, un altro ragazzo che viene dal settore giovanile ha fatto gol del 2-0. È la filosofia della nostra società, quella di far crescere i giovani. Devo dire che oggi abbiamo fatto il massimo, insomma, quello che dovevamo fare. Il Trento, mi sembra che l'ultima partita ha fatto grandissimi risultati. Ho visto la partita contro il Mantova e devo dire che sono rimasto particolarmente meravigliato, ma il Trento ha dei buoni giocatori, insomma, giocatori di livello alto.
ripeto, abbiamo vinto una partita contro, secondo me, una grande squadra, grandi giocatori, e l'abbiamo vinta con merito, e questo ci rende onore, calcolato che abbiamo giocato con 6-7 under. Insomma, questo è Lopez che è veloce nelle sue interviste, subito lì con Felice di mandarci il prossimo turno che andiamo a vedere quello. Sì. Ecco, noi abbiamo detto lì riesci a fare il salto, arriva la Pro Vercelli, arriva domenica alle 6:30, si comincia sabato sera alle 6:30 a Busto Arsizio, Pro Patria Atalanta, come Virtus Verona Triestina, e poi si prosegue con tutte le partite domenica perché c'è anche il turno di Coppa Italia. Sì, aspettiamo questo salto di poter finalmente vedere un Albino FS. Anche perché se vinci qui dai anche consistenza, no, al progetto, perché... dopo 6 partite ne perdi una, ne perdi due, ma poi ritorni e dai continuità. Poi penso che rientri anche gente dagli infortuni, no? Quindi la squadra non può che trarne beneficio. Sì, nelle ultime 8 giornate, adesso possiamo in chiusura, dobbiamo dire che la Stecca è stata con la Pro Sesto, perché col Padova, vabbè, aveva fatto una bella prestazione, si è perso 1-0, ci poteva anche stare. L'unica Stecca nelle ultime 8 giornate è stata con la Pro Sesto, che ti aspettavi a dire sì, andiamo là. Okay, sì, per fortuna sì. Ha reagito subito col Trento. Esatto. Però adesso se butti dentro i giovani e questi funzionano, se tornano dall'infortunio quelli un po' più di spessore, ti danno una maggiore garanzia, anche l'Albino Leffe può trovare la sua serenità. Esatto, e chiudiamo dicendo che magari se ne trovano anche qualche gol dalla punta, che finora segnano centrocampisti, vabbè, la squadra magari è quella. Vediamo, gennaio si sta avvicinando. Io non venderei Dubia, allora lo venderei a fine stagione, ma adesso gennaio teniamocelo. Non, anche perché è troppo importante. È troppo importante in questo momento, già sei ridotto. Ecco, però sai, le voci si girano. Non poi. Paghiamo gli errori, cerchiamo di non pagare gli errori dell'anno scorso. Perché l'anno scorso, con la storia che sono stati messi quei 3 giocatori fuori rosa, dove ti trovavi in una situazione di tranquillità, poi è successo il patatrac, cambio dell'allenatore, una serie infinita di sconfitte, insomma è stata durissima, per salvarti all'ultimissima partita. Ai play-out contro il Mantova. Siamo in chiusura, Ezio, dunque gli appuntamenti che abbiamo già detto per questo fine settimana, si parte con la Coppa domani pomeriggio, Coppa Italia, ma la Bino e l'Atalanta non ci sono più, però andiamo nel fine settimana a vedere le nostre formazioni, noi martedì prossimo saremo qua ancora alle ore 20 a parlare del nostro calcio, a parlare della nostra Serie C, soprattutto bergamasca. Buonasera a tutti. Ciao, grazie, buona serata.